Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. Se c'è una cosa che gli spettatori del Grande Fratello 2023 non sono mai riusciti ad accettare è la pausa della diretta di Mediaset Extra e del sito del reality e in effetti non hanno tutti i torti. Parte del senso della trasmissione è andata sparendo così. Voce sulle notti di Anita Olivieri e Alessio Falsone, c'è già passione. Sembra proprio che i due concorrenti abbiano messo la quarta nella ship che li vede protagonista e a cui pochi credono. Secondo buona parte del pubblico, sia Anita Olivieri che Alessio Falsone, lui soprattutto, si sarebbero avvicinati per sopravvivere al Grande Fratello 2023. Eppure, di notte, farebbero già scintille. Grande Fratello, lo scoop clamoroso sui due concorrenti, hanno fatto sesso. Naturalmente per il momento si può parlare esclusivamente di indiscrezione. Ma a tirarla fuori è una voce molto acclamata sul web e che spesso ci indovina e come. Stiamo parlando di Alessandro Rosica, che è noto pure come investigatore social. Stando a quanto gli avrebbe riportato una fonte, che lavorerebbe al Grande Fratello 2023 o che comunque sarebbe vicina agli autori, tra i Geffini sarebbe già successo tutto. Attenzione, ciò secondo l'esperto di gossip e televisione non renderebbe più veri e puri i sentimenti tra i due. Vi do la mia parola, non posso dire altro. Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno consumato. Non mi hanno specificato quando, come, ma ovviamente di notte, quando staccano e quando consumano anche Letizia e Paolo ogni notte. Non si sono controllati, fanno bene, ma attenzione, lei è fidanzata. Ha iniziato. Notizia shock ragazzi, perché se poteva sembrare una roba finta e costruita, pur di andare avanti, è una roba vera ma finta con lo scopo di andare avanti. Quindi ancora peggio. Cioè c'è Edoardo a casa che sta male e dall'altra c'è Anita che non si fa nessuno scrupolo e si fa e non le frega nulla. Sta buttando all'aria 10 anni di fidanzamento e quindi la situazione è veramente schifosa. Ha detto senza peli sulla lingua. Senza parole, cosa sono capaci di fare per vincere, che scoop. Per me è vero, scrivono i fan su X.